Buongiorno a tutti e bentrovati anche oggi. Come state? Io come al solito bene, sono sempre fortunatamente super impegnato e mi auguro che stiate bene anche tutti voi. Oggi parliamo di un argomento che forse è un po' sconosciuto per la maggior parte di voi, che è il LES. Il LES non è altro che l'acronimo di una patologia che si chiama lupus eritematoso sistemico. Il lupus eritematoso sistemico, quindi il LES, è una patologia autoimmune, appunto sistemica dal termine stesso, che è caratterizzata dal potenziale coinvolgimento multiorgano, quindi più organi possono essere coinvolti in questa patologia. Ha un decorso tipicamente cronico ed eterogeneo ed è caratterizzato da alcune fasi di riacutizzazione del dolore e della patologia che possono essere di diversa entità, di diversa durata, di diversa gravità e spesso è associato anche ad alternanze di remissione della patologia stessa spontanea oppure con terapia immunosoppressiva. È una patologia che purtroppo colpisce maggiormente le donne rispetto agli uomini, con una percentuale di 9 su 1, quindi 9 donne su un uomo, ed esordisce più spesso in età giovane e adulta, ma può in generale colpire tutte le fasce di età. Il lupus eritematoso sistemico è da distinguere dal lupus cutaneo, in quanto nel lupus cutaneo abbiamo delle manifestazioni cliniche, che sono solo ed esclusivamente a livello appunto della cute. Si possono distinguere in questa patologia forme più lievi da forme invece più gravi, quindi da forme lievi o pauci sintomatiche, dove pauci sta ad indicare appunto multifattoriali. E invece le forme gravi possono arrivare ad una forma di gravità tale alle volte essere anche letali. Le cause che stanno sotto questa patologia, diciamo che l'abbiamo definita come una patologia autoimmune, a patogenesi multifattoriale e lo sviluppo di questa patologia è determinato da diversi fattori. Principalmente abbiamo i fattori genetici, ma non da dimenticare anche i fattori ambientali e costituzionali. Il modello più accettato di questa patologia presuppone la presenza di fattori genetici predisponenti che non sono però sufficienti a diagnosticare la patologia stessa. Quindi affinché si manifesti negli individui la patologia ci deve essere la concomitanza di tutti i fattori precedentemente espressi, quindi sicuramente i fattori genetici, sicuramente i fattori ambientali e sicuramente i fattori costituzionali. Tra i fattori di rischio di questa patologia possiamo riscontrare, come abbiamo detto, purtroppo il sesso femminile, l'esposizione prolungata alla luce solare, quindi prendere troppo sole non va bene, un pochettino sì, ma troppo potrebbe causare diverse patologie, tra cui appunto il LES, e emissione, quindi sottoporsi a radiazioni ultraviolette, oppure per quei soggetti che purtroppo sono state vittime di infezioni virali o batteriche, oppure causata anche dall'assunzione di alcuni farmaci con continuità. A livello sintomatologico, il lupus eritematoso sistemico è il paradigma delle patologie autoimmuni, perché per il potenziale di coinvolgimento simultaneo o durante la malattia la presenza di dolore di ogni organo, perché abbiamo detto che è multiorgano, quindi può prendere uno o più organi, può considerare anche più organi e apparati. I sintomi più frequenti che si possono riscontrare sono l'eritema facciale a farfalla, soprattutto nella zona malare, quindi in questa zona qua si presenta proprio un rash cutaneo a forma di farfalla e lesioni cutanee generali in diverse regioni del corpo. Esistono poi altri fattori di rischio che sono ad esempio altri sintomi. Sintomi, scusate, che sono ad esempio le
poliartralgie, quindi dolore articolare poli, quindi su più articolazioni, mialgie, quindi dolori a livello sofferenza, dolore a livello del muscolo, ma anche il fenomeno di Raynaud. Il fenomeno di Raynaud non è altro che quel repentino pallore che si viene a formare alle estremità delle dita delle mani oppure dei piedi, e altri sintomi possono essere ad esempio la cefalea, che vediamo essere ricorrente in diverse patologie, e aftosi orale, quindi delle afte che si possono formare, degli ascessi che si possono formare nelle nostre bocche. Durante il decorso della malattia, in alcuni casi può essere presente già anche all'esordio, potrebbe apparire anche un coinvolgimento renale, che condiziona quindi purtroppo sfavorevolmente la prognosi. Un aspetto anche neurologico, polmonare e di altri organi e apparati. La diagnosi del lupus eritematoso sistemico è da riscontrare in quei professionisti, in quei medici, quali l'immunologo clinico oppure il reumatologo, sulla base della però coesistenza simultanea di tutti i fattori che abbiamo visto. Infatti, la presenza di un solo sintomo non può rappresentare un criterio diagnostico per appunto affermare la presenza di questa patologia. Quindi è necessario avere tutti i sintomi perché si possa diagnosticare il lupus. I sintomi, come abbiamo detto, appunto, sono, così li ripetiamo, il rash cutaneo, soprattutto in zona malare, quindi in questa zona a forma di farfalla, il coinvolgimento di più articolazioni, il coinvolgimento di dolori muscolari e, nei casi più gravi, anche dal punto di vista renale, polmonare e cardiovascolare. Nelle forme, diciamo, molto 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 gravi, purtroppo, per quanto riguarda ad esempio le donne incinta, potrebbe causare anche aborti, proprio perché si vengono a creare degli eventi che vengono definiti come eventi trombotici, venosi e o arteriosi. Come diagnosticarlo? Ci sono degli esami specifici di laboratorio che non stiamo qui ad analizzare la tipologia di esami che vengono eseguiti, anche perché sono poi prescritti dal medico reumatologo, immunologo, appunto, però alcuni esami del sangue ci danno certezza, ci danno un aiuto nell'andare a diagnosticare questa patologia. La prognosi del lupus eritematoso sistemico è eterogenea. Accanto a delle forme lievi abbiamo, come abbiamo detto, delle forme un po' più aggressive, fino ad arrivare, nei casi molto gravi, ad esiti letali. Il coinvolgimento d'organo che incide, quindi il coinvolgimento di un organo che incide più degli altri nella diagnosi, è appunto, come abbiamo detto, l'interessamento del rene, quindi l'interessamento del nostro apparato renale. A livello terapeutico, questa patologia viene trattata diversamente sulla base della gravità della patologia. Sicuramente molto utili potrebbero essere degli antinfiammatori, sicuramente dei fattori anche immunosoppressori, ma diciamo che i farmaci immunomodulanti più usati sono i farmaci cortisonici, quindi banalmente il cortisone. Ad oggi ci sono degli studi che stanno lavorando su un farmaco che è il Belimumab, che appunto sembra avere degli ottimi risultati su questa patologia. Ma a livello osteopatico cosa si può fare? Introduciamo il concetto di sistema parasimpatico, di cui avevamo parlato quando abbiamo parlato dei nervi. Il sistema parasimpatico è quel sistema che si attiva nei momenti di riposo. Appunto, il sistema parasimpatico non gioca un ruolo diretto sulla sintomatologia del lupus nei pazienti, appunto, che sono affetti da questa patologia. Ma siccome sappiamo il corpo essere un'unità, la malattia ha effetti che risultano essere poi cronici, soprattutto con l'avanzare della patologia stessa, e sistemici, quindi a livello appunto d'organo, e quindi un aumento dell'attività del sistema para, quindi del sistema parasimpatico, è importante proprio per aiutare questi pazienti a supportare le funzioni viscerali del corpo, perché il
sistema parasimpatico è proprio quel sistema che si occupa di organizzare e di aiutare le nostre funzioni viscerali, quindi i nostri organi. Sicuramente è importante per questi pazienti educarli riguardo il loro processo della malattia, quindi informarli in maniera corretta e sulla responsabilità dei programmi da portare avanti. Provvedere, perché in questo caso è importante, un supporto psicologico, quindi dirlo a questi pazienti, perché è una patologia che, essendo anche estetica, perché per quanto sia una farfalla, quindi un animale anche bello da vedere, però averlo sul viso tutto rosso, essendo un rash cutaneo, non è bello. Quindi questi pazienti potrebbero anche a volte magari non voler uscire di casa, e quindi un supporto psicologico potrebbe essere sicuramente di aiuto per questi pazienti. Sicuramente l'obiettivo è quello di andare ad alleviare quelli che sono i dolori e il ciclo dolore-spasmo-dolore, quindi il dolore derivante poi con uno spasmo, quindi una contrazione, seguito poi da un dolore, da un nuovo dolore. L'obiettivo è diminuire lo stato infiammatorio, e da questo punto di vista ci pensa il medico prescrivendo degli antinfiammatori, migliorare la nutrizione delle nostre articolazioni, accrescere l'eliminazione dei prodotti sinoviali residui, quindi quei gonfiori che si possono creare a livello articolare, mantenere quindi la funzione, una buona funzione articolatoria, e correggere quelle che sono le deformità esistenti e prevenire eventualmente nuove deformità che si possono andare a formare. A livello osteopatico, riconoscendo le implicazioni multisistemiche di questa patologia, sicuramente quello che su cui si può andare a lavorare, si possono utilizzare delle tecniche che vanno a ridurre l'attività iper-ortosimpatica, quindi quell'attività dell'ortosimpatico in contrapposizione al parasimpatico, cioè quel nostro sistema nervoso ortosimpatico che si attiva nei momenti di attacco e fuga, che in questo caso dobbiamo cercare di tenere un pochettino a bada, proprio per evitare nuove formazioni di infiammazione articolare, dolore e spasmo. E quindi l'obiettivo è quello di aumentare il flusso di sangue nella regione dolorifica. Il trattamento osteopatico, sicuramente in questi casi si possono utilizzare delle tecniche fasciali, delle tecniche dolci di pompage articolare, e sicuramente sono controindicati assolutamente i trust. I trust, banalmente, per chi li conosce con un altro nome, sono quei crack che quando si va dall'osteopata, dal chiropratico, da queste figure, fanno scrocchiare le articolazioni. Nei casi di lupus eritematoso sistemico questa tecnica non è assolutamente adeguata. Quindi l'obiettivo è quello di andare ad aprire le vie di drenaggio linfatico, proprio per evitare ristagni di liquido sinoviale, e quindi potenziare la pompa respiratoria diaframmatica, quindi lavorare a livello sistemico tramite appunto delle tecniche fasciali, liberando ad esempio tramite fascialmente o con delle tecniche strutturali o viscerali proprio la pompa respiratoria diaframmatica. Quindi questo è quello che aiuta, ed è stato dimostrato tantissimo, questi pazienti, proprio perché viene ridotta ad esempio la rigidità mattutina che si viene a creare a causa di questa patologia. Da ultimo si è dimostrato che le disfunzioni miofasciali sono associate a disordini di tipo posturale. Spero di aver parlato di questo argomento, e magari qualcuno che non lo conosceva l'ha imparato a conoscere, e per chi già lo conosceva spero di aver chiarito in maniera semplice il concetto di questa patologia. Io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando, continuate a rimanere a casa, e ovviamente noi ci vediamo domani, sempre qui sincronizzati con voi. Grazie, buona giornata, ciao!